Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Made. Oggi vi spiegheremo come realizzare questo facilissimo cardigan. Noi abbiamo utilizzato la lana Ice Yarn che abbiamo comprato sul sito di Francesca di Italia Artisan, che ha le seguenti caratteristiche. Allora, nel caso specifico si chiama Wool Cord Aran. È una lana 50% fatta da fibra acrilica e 50% proprio da lana. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è lungo 100 metri. In questo modo voi potete avere i riferimenti per utilizzare qualsiasi tipo di lana voi abbiate a disposizione o vogliate scegliere. Questo video tutorial è un po' particolare perché abbiamo preferito, per renderlo anche più corto e più fruibile, fare una piccola anteprima in cui voi vedrete tutti i passaggi. All'interno di questa anteprima ci saranno anche le dimensioni da dare al rettangolo, che è il must di questo progetto. È un rettangolo attorno a cui poi vengono costruiti il collo e le maniche, ma vedrete nel tutorial. E abbiamo sviluppato il progetto in quattro taglie. Io ho per me sviluppato la taglia più grande e per questo lavoro ho utilizzato circa 600 grammi. Naturalmente, per le taglie più piccole avrete bisogno di minore quantità di prodotto. Io ho scelto questa lana in particolare proprio per il rapporto qualità-prezzo, perché sapendo che avrei avuto bisogno, dovendo sviluppare una doppia XL di tanta lana, ho preferito scegliere un prodotto di qualità media ma con un prezzo veramente accessibile. A questo punto vi lascio al nostro tutorial e vi prego di evidenziare nei commenti se questo format con l'anteprima vi è piaciuto e se vorrete che continuiamo a lavorare in questo modo. Questo è l'effetto del nostro punto fantasia che rappresenta la lavorazione del corpo del cardigan. È un punto con un effetto molto lavorato, ma in realtà piuttosto semplice. Avviamo la catenella lunga a seconda della grandezza che dobbiamo dare al nostro cardigan. Dopodiché saltiamo la prima catenella, torniamo indietro e in questa catenella facciamo una maglia bassa ed una maglia alta. Sono due punti lavorati nella stessa catenella di base. Saltiamo una catenella che non viene lavorata e nella successiva ripetiamo una maglia bassa ed una maglia alta, sempre nello stesso punto. Ancora saltiamo una catenella di base e nella successiva facciamo una maglia bassa ed una maglia alta. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Lavorato l'ultimo gruppetto, saltiamo l'ultima maglia e nell'ultimo punto facciamo semplicemente una maglia bassa. Chiuderemo ogni giro lavorando una maglia bassa. Avviamo il giro successivo facendo 3 catenelle. Giriamo il lavoro. Vedete, noi abbiamo un punto, il primo che corrisponde alla maglia alta del giro precedente e il punto successivo alla maglia bassa del giro precedente. Noi saltiamo la prima maglia e dove c'è la maglia bassa entriamo. E in questo punto lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Quindi saltiamo nuovamente la maglia successiva e in corrispondenza del punto basso del giro precedente facciamo ancora una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo una maglia, nella successiva facciamo una maglia bassa ed una maglia alta. Così fino alla fine del giro.
Come vi ho già detto, chiudiamo il giro entrando nell'ultimo punto facendo semplicemente una maglia bassa, dopodiché ancora 3 catenelle, giriamo il lavoro. Ci troviamo prima la maglia corrispondente alla maglia alta e poi la maglia bassa. Noi entriamo dove c'è la maglia bassa e in questo punto facciamo una maglia bassa ed una maglia alta. Proseguiamo saltando una maglia e nella successiva, che è sempre in corrispondenza del punto basso del giro precedente, facciamo una maglia bassa e una maglia alta. Quindi alterniamo una maglia lavorata e una no. Saltiamo una maglia e in quella successiva, nello stesso punto, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. L'ultimo punto, quello che con cui si chiude il giro, che è il punto basso, viene lavorato nella seconda maglia, nella seconda catenella delle 3 catenelle di avvio. Si sta iniziando a delineare il lavoro. Ancora giriamo il lavoro, facciamo 3 catenelle, saltiamo una maglia e nella successiva facciamo una maglia bassa ed una maglia alta. Saltiamo una maglia e facciamo una maglia bassa ed una maglia alta. Ancora una maglia bassa ed una maglia alta. E nel secondo punto delle 3 catenelle di avvio facciamo una maglia bassa per chiudere il lavoro. Ecco l'effetto ripetuto del nostro punto fantasia. Una volta costruito il rettangolo, lo ripieghiamo a metà sul lato corto. Lasciamo libero questo spazio, che sono circa 12 cm da un lato e 12 dall'altro, in particolare equivalgono a circa 6 gruppi di punto fantasia, e la parte restante, cioè quella che va sulle aperture fino al segno che abbiamo messo, viene cucita. Molto semplicemente lo cuciamo aggrappando le maglie da un lato e dall'altro fino al segno da entrambi i lati. Entriamo sotto la maglia e chiudiamo. Una volta giunti alla fine, ci assicuriamo che il filo non si sciolga facendo qualche nodo, dopodiché facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Vedete, ora abbiamo i due lati cuciti e questa parte è la parte dove passerà il nostro avambraccio, in sostanza, perché questa parte arriverà fino intorno al gomito. Una volta cuciti entrambi i laterali, sia da un lato che dall'altro, siamo pronti per piegare il nostro lavoro, il nostro pannello, in questo modo, come vi ho fatto vedere nella fotografia di anteprima. Dobbiamo ora mettere dei segni, dei fermapunti, alla base, qui e qui. Vi faccio vedere bene come, allargando l'immagine, in quanto dobbiamo allungare di circa 15 cm, poi a seconda della nostra altezza, questa parte di punto operato, in quanto questa parte scende un po' sul bacino, sulle natiche, a coprire il fondoschiena. A seconda della nostra altezza sarà di circa 12-15 cm. Vi faccio vedere ora come individuare i punti dove iniziare e finire l'allungo. Piegando in questo modo il lavoro, avendo giusto qui la punta della parte aperta che scende poi in modo perpendicolare, vedete che sempre in modo perpendicolare dobbiamo individuare il punto esatto dove si incrocia il lato piegato con la parte sottostante. La parte che dobbiamo lavorare non è l'inizio del lavoro da cui siamo partiti, ma è l'ultimo rigo che abbiamo lavorato creando il rettangolo. Quindi facciamo attenzione che la parte che dobbiamo allungare deve essere continuata a partire dall'ultimo giro lavorato. Quindi nel momento in cui abbiamo piegato in modo perpendicolare, mettiamo un punto sia da un lato che naturalmente dall'altro lato,
e iniziamo ad allungare facendo 12-15 cm a seconda della lunghezza che vogliamo dare alla parte di dietro. Se volete la certezza che state lavorando il pezzo da allungare in modo corretto, cioè che sia posizionato al centro, fate in questo modo: contate le maglie, individuate il punto centrale e poi, facendo riferimento ai fermi messi sia a destra che a sinistra, contate che dal centro verso un segnapunti e dal centro verso l'altro segnapunti ci sia lo stesso numero di maglie. Così avrete la certezza che l'allungo è posizionato giusto al centro. Iniziamo ora a lavorare l'allungo tenendo presente che questa è la parte esterna del nostro lavoro. Dobbiamo lavorare l'allungo a partire da questo punto. Andiamo nella maglia bassa immediatamente successiva del giro precedente, facciamo una catenella e dopo una maglia alta. Questo è l'avvio del nostro allungo. Dopodiché normalmente saltiamo una maglia, andiamo nel prossimo punto a fare una maglia bassa e una maglia alta. E così sempre saltando la maglia corrispondente alla maglia alta del giro precedente e dove c'è la maglia bassa facciamo una maglia bassa e una maglia alta. Questo per tutti i punti fino all'altro marcapunti. Abbiamo detto stiamo lavorando l'allungo centrale sottostante e lo facciamo per 12-15 giri a seconda di quella che è la nostra taglia e a seconda di quanto vogliamo lungo il cardigan. Una volta effettuati i 12 o 15 giri che desideriamo per allungare sul bacino, dobbiamo iniziare a lavorare questo lato torno, quindi salendo poi fino al collo e scendendo dall'altro lato dove troviamo l'altro pezzo già allungato. Dobbiamo iniziare a lavorare a mezza maglia alta. Non ci dobbiamo preoccupare del fatto che qui c'è una curva, perché addosso il cardigan in questo punto scenderà dritto, quindi l'unica accortezza è per quanto riguarda i punti in cui abbiamo le tre catenelle con cui abbiamo alzato il lavoro. In particolare, vedete, in questi punti un po' più larghi dobbiamo fare due mezze maglie alte, mentre quando il lavoro continua lungo la parte dove ci sono le maglie singole, vedete le singole maglie, dobbiamo fare in ciascuna maglia una mezza maglia alta. Quindi ripeto, qui dove ci sono le tre catenelle con cui abbiamo alzato il giro dobbiamo fare due mezze maglie alte, in quest'altro punto una mezza maglia alta per ogni maglia sottostante. Iniziamo a lavorare senza staccare il filo dall'ultimo giro che abbiamo fatto per allungare il bordo posteriore. Facciamo 2 catenelle e iniziamo a salire lungo il punto dove ci sono le 3 catenelle per salire. Quindi iniziamo a fare 2 mezze maglie alte per ogni giro che abbiamo lavorato. Filo sull'uncinetto, entriamo e per ogni 3 catenelle che ci troviamo lungo il lavoro effettuiamo 2 mezze maglie alte. Arrivati al punto in cui iniziano invece i singoli punti, lavoriamo per ogni punto una mezza maglia alta cercando di prendere tutta la maglia, cioè entriamo proprio sotto la maglia in questo modo per rendere il lavoro un po' più stretto, meglio ancorato. Facciamo tutto il giro, saliamo sul collo e ridiscendiamo dall'altro lato. Dopodiché vi farò vedere come dobbiamo risalire in quanto lavoreremo in costa dietro. Siamo arrivati a lavorare con la maglia mezza alta fino all'altro lato del nostro posteriore, diciamo. A questo punto facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e quindi iniziamo a lavorare in costa dietro. Allora, iniziamo dalla seconda maglia, in quanto la prima è sostituita dalle catenelle iniziali per avviare il giro,
e lavoriamo sempre mezze maglie alte in costa dietro. Cosa significa lavorare in costa dietro? Che non entriamo sotto la maglia come facciamo solitamente, ma entriamo al centro della maglia in questo modo e andiamo verso il dietro prendendo solo una parte della maglia. Guardate, filo sull'uncinetto, entriamo al centro della maglia e chiudiamo la nostra mezza maglia alta, al centro della maglia e chiudiamo la nostra mezza maglia alta. Facciamo così fino all'altro lato per un totale di giri compreso tra i 16 e i 20 giri a seconda di come vi piace la larghezza di questo bordo. Ed ecco l'effetto che fa il nostro bordo una volta che l'abbiamo lavorato. In questo caso io ho fatto solo 12 giri perché il maglione era già molto ampio. Passiamo ora a lavorare la manica. Per la manica dobbiamo però cambiare uncinetto. Fino ad ora abbiamo lavorato con il numero 7, invece dobbiamo ora iniziare a lavorare con il numero 5,5 per rendere il punto più stretto. Facciamo un cappiolino con la nostra lana e ci mettiamo nel punto in cui abbiamo cucito. Questa è la manica, vedete? Questo è il nostro punto di cucitura. Ci agganciamo qua sotto con il nostro cappiolino, facciamo 2 catenelle, una e due. Per ogni maglia sottostante dobbiamo lavorare una mezza maglia alta, quindi sotto ciascuna delle maglie faremo una mezza maglia alta. Facciamo così per tutto il giro. Vedete che lavorando con un uncinetto più piccolo il lavoro tenderà un po' a tirare, a stringere. Questo è normale ed è proprio l'effetto che vogliamo, dovendo poi costruire un punto elastico. Arriviamo alla fine del giro. Una volta lavorato l'ultimo punto a maglia mezza alta, entriamo nella seconda delle catenelle di avvio del giro e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto 2 catenelle per far salire il nuovo giro e iniziamo a lavorare con delle mezze maglie alte prese avanti e mezze maglie alte prese dietro per creare l'effetto ad elastico. Quindi filo sull'uncinetto, invece di entrare sotto al punto noi attraversiamo la maglia in questo modo, quindi entriamo dal davanti verso il dietro e attraversiamo il punto tenendo quindi il punto sopra e l'uncinetto sotto. Agganciamo normalmente e chiudiamo come una mezza maglia alta normale. Alterniamo questo punto con la mezza maglia alta presa dietro, quindi da dietro, questa volta l'uncinetto va dietro il lavoro, sbuca davanti, attraversa il punto, si aggancia il filo e si chiude come una mezza maglia alta normale. Vi faccio vedere nuovamente. Filo sull'uncinetto, attraversiamo il punto, quindi il punto è davanti e l'uncinetto dietro, gettata sull'uncinetto, tiriamo e chiudiamo tutto insieme. Quella dietro, allora filo sull'uncinetto, andiamo dietro al lavoro, sbuchiamo davanti, attraversiamo il punto. In questo caso abbiamo l'uncinetto davanti e il punto dietro, stesso dietro, agganciamo il filo, lo portiamo su, abbiamo 3 punti sull'uncinetto che chiudiamo insieme. Quindi proseguiamo tutto il giro alternando la mezza maglia alta presa avanti con la mezza maglia alta presa dietro. Questo punto creerà delle scanalature che renderanno la manica, daranno alla manica un effetto ad elastico. Quindi arrivati alla fine del giro chiudiamo nuovamente con una maglia bassissima e risaliamo con 2 catenelle, così per almeno una trentina di giri. Vi faccio vedere l'effetto dopo che abbiamo lavorato. In questo caso io ho lavorato 15 giri, quindi sono a metà del lavoro, devo proseguire almeno per una trentina perché la parte, diciamo, con il punto operato si ferma più o meno al gomito, quindi dobbiamo creare un manicotto che sia lungo almeno quanto il nostro avambraccio. Finiti collo e maniche, il nostro cardigan è finalmente finito. A questo punto non ci resta che indossarlo. E a me non resta che salutarvi e augurarvi buon divertimento. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi prego di aggiungere un mi piace e se vorrete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro canale.